Con te dobbiamo assolutamente affrontare il tema del lavoro, perché è legato alle tante lezioni che abbiamo tenuto, ai tanti discorsi che abbiamo fatto. Com'è possibile modificare quel dato e se è possibile? E poi questa parte, l'Italia privata, settore privato, come può e se può accollarsi il tema dell'occupazione? Allora, infatti non è possibile. Quello che vediamo in questo servizio, quello che abbiamo visto, è un settore privato che potrebbe essere in difficoltà, quindi tenta di sottopagare, o un settore privato che è realmente in difficoltà e non può pagare. Per definizione il settore privato non può garantire l'occupazione, non può garantire i redditi, non può garantire meno che meno la piena occupazione. C'è una regola aurea in economia che dice che la piena occupazione la può garantire solamente il deficit dello Stato, o la disoccupazione è l'evidenza del fatto che il deficit dello Stato, cioè la spesa superiore alla tassazione, è troppo bassa. Perché il settore privato non può garantire la piena occupazione? Innanzitutto perché è prociclico, vuol dire che se il ciclo dell'economia va bene, investe, paga di più di 4 euro all'ora, se il ciclo dell'economia va male o disastrosamente come oggi, cerca di tirare, di abbassare i prezzi, non investe, non assume. Soprattutto il settore privato poi non riesce e non vuole andare a erodere i propri risparmi, che magari sono anche pochi, o a indebitarsi per riuscire a dare lavoro. Non è possibile oggi contare sul settore privato perché da per solo... Per cambiare quel dato lì drammatico. Esatto. Il dato drammatico di questa occupazione sottopagata si evita con una macro soluzione al problema del lavoro in Italia, che sono i programmi di piena occupazione. La Mozart Economics, 100 anni di economia, prende le lezioni di gente come Keynes o come Kaleski negli anni 40, 50 e 60 e ci dice che è possibile creare in un paese la piena occupazione a disoccupati zero. Come? Lo Stato lancia questo programma di piena occupazione, assume chiunque sia disposto a lavorare e fissa il prezzo del lavoro. Ecco perché non potremo mai più avere l'euro. Ecco perché non potremo mai più avere l'euro allora pagato se esistesse un programma di piena occupazione statale. Ti devo subito chiedere per una cosa. Cioè, tu dici lo Stato deve risolvere questo problema, lo dico ai soldoni. Ma il rischio è che lo Stato diventa assistenzialista in questo modo. Assolutamente no, e lo spiego fra un minuto. Voglio solo stare su quella vergogna del lavoro pagato un euro. Quando lo Stato, monopolista della moneta, fissa il costo del lavoro a un livello di decenza nazionale, a quel punto fa un programma di piena occupazione dove è disposto ad assumere qualsiasi disoccupato italiano, a quel punto il settore privato non potrà più scendere sotto a quel livello. Il programma di piena occupazione, quindi non ci sarà più lo scandalo dell'euro all'ora pagato. Il programma di piena occupazione assorbe questi lavoratori in modo transitorio. Cosa vuol dire? Che la spesa deficit del governo dà a milioni di disoccupati italiani uno stipendio che verrà speso, creerà economia, creerà vendite, creerà redditi per aziende e quindi a quel punto l'economia privata risale e riassorbe i lavoratori licenziati, senza lavoro, che sono stati impiegati dal programma statale. Non c'è un pericolo inflattivo né di assistenzialismo. Quello che ti avrei chiesto adesso, cioè. Non c'è un pericolo di assistenzialismo perché è un programma transitorio, è un esborso statale per rilanciare stipendi che vengono spesi nell'economia privata, che rilancia l'economia privata e che riassorbe i lavoratori impiegati dallo Stato. Quindi non è assistenzialismo, non c'è inflazione perché il governo fissa il prezzo del lavoro a un livello che è appena un pelo sotto a quello della media nazionale del lavoro privato, quindi non può creare un effetto inflattivo in questo modo, ma soprattutto perché tutta questa gente impiegata dallo Stato produce, non prende un sussidio di cittadinanza, non prende una disoccupazione che è tutto deficit negativo, produce cose, quindi alza la produzione del paese, si alza il denaro circolante, ma si alza la produzione e non ci può essere assolutamente inflazione. Naturalmente, sì. Però, è ovvio che nell'Eurozona l'Italia ha un limite di deficit di bilancio del 3%, ed è ovvio che per riuscire ad avere un programma di piena occupazione e salvare la qualità del lavoro e rilanciare tutto il settore privato del paese, l'Italia deve decidere in Europa di sforare il 3%. Allora, un applauso a Paolo Barnard. Voglio fare vedere, perché noi presentiamo tante volte i libri.